che Giovanni fu arrestato, Gesù venne in Galilea predicando il Vangelo di Dio. Diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è giunto. Convertitevi e credete al Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano le reti in mare. Infatti erano pescatori. Disse loro Gesù: «Venite dietro a me e vi farò pescatori d'uomini». Prontamente essi, lasciate le reti, lo seguirono. Procedendo poco più oltre, vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che stavano anch'essi sulla barca rassettando le reti, e subito li chiamò: «Seguitemi, ed io farò di voi dei pescatori d'uomini». Essi, lasciato il loro padre Zebedeo con gli operai sulla barca, gli andarono appresso. Tutti siamo pescatori. Importante è sapere cosa si pesca. Molti vanno a pesca di denaro e non si preoccupano d'altro che di cogliere ogni buona occasione per pescarlo. C'è chi pesca nel torbido per arrivare a un posto, ad una poltrona, ad un nome. C'è chi pesca nella palude e nel fango del piacere e muore invece per noia e tristezza. C'è chi pesca anche uomini per farsene servi, per portarli al macello o al mercato. Io cosa pesco? Fango, sabbia, gusci vuoti, molluschi, spine, rancori, invidie, delusioni. Forse dobbiamo lasciare le nostre reti rotte e scendere dalla nostra barca che fa acqua da tutte le parti. Dobbiamo gettarci in questo mare, in questo grande oceano dell'umanità, tra i frutti degli errori e gli scogli degli odi, fra le ondate delle violenze e vortici del vizio. C'è gente che annega e che mi sta chiamando. Gente che viene adescata con tutte le seduzioni, fratelli spinti alle stragi, gioventù drogata dalla corruzione, infanzia contaminata dallo scandalo. È gente che aspetta. Aspetta noi, i cristiani, coloro che amano il grande pescatore, il quale ci ha dato gli attrezzi giusti: la rete della fede, l'esca della speranza, l'amo della carità.